Ha avuto uno straordinario successo Camera con Vista, che ha avuto luogo a Perito, nel Cilenti, in provincia di Salerno. 40 artisti di tutto il mondo hanno partecipato a questo evento, tra cui Michele Tortora. Gli artisti hanno fatto pervenire le loro opere in maniera simbolica in questa mostra organizzata dall'associazione Art Experience. La rassegna artistica rientra nel Cileto Fest Cinema dei Borghi e ha avuto l'obiettivo di presentare atmosfere pittoriche, di giorni sempre uguali ma inesorabilmente diversi. Camera con Vista è un soggetto cinematografico utilizzato in molte scene di film, in cui si vedono interni di stanze, finestre reali o immaginarie, dove guardare o essere guardati, inquadrature che trasmettono un'infinità di sentimenti e sensazioni psicologiche, introspettive o semplicemente descrittive. Siamo qui a questa mostra intitolata Camera con Vista, ispirata ovviamente all'omonimo famosissimo film, perché si trova nella sala dove sorgerà una scuola dedicata proprio alla formazione degli operatori del campo del cinema. Tutto questo nell'ambito del Cilento Fest, un festival che ha come obiettivo la valorizzazione dei borghi interni e dal sottotitolo Tutto il cinema e paese. Nell'ambito di questa manifestazione Art Experience ha portato questa mostra, una mostra di artisti provenienti da vari paesi del mondo che tendono a valorizzare gli interni e gli esterni, ciò che si vede dentro una camera ma anche ciò che si vede dalla camera, quindi camera con vista. Tutto questo per portare un apporto fondamentale all'arte intesa tout court, intesa come cultura a tutti gli effetti, come valorizzazione dei rapporti sociali, dell'ambiente, della bellezza. Quindi questo è il vero senso di questa manifestazione nel suo insieme come Cilento Fest e nella mostra al suo interno Camera con Vista come Art Experience. Un'idea grandiosa, un'idea che sta affascinando tutti, è molto interessante. Grazie, buonasera. Effettivamente questo lavoro da primis ha preso anche me, che trovandomi per circostanze legate a una manutenzione di famiglia mi sono accorto di questo bello scorcio che dava sul circostante, sulla vallata eccetera, con questo ecco disperdersi dello sguardo, e mi piacque, e fu mio figlio Francesco, che sta ultimando gli studi di Accademia di Belle Arti, che mi consigliò di fare sì che questa cosa che avevo in mente prendesse vita e fosse retroilluminata, e in questo senso l'abbiamo così assemblata. E trovandoci poi nel contesto di Festival del Cinema, abbiamo usato tutto il contesto dell'assemblaggio con questo strumento che è tipicamente scenotecnico, e lo abbiamo presentato.